Buonasera a tutti, questa sera siamo qua con Gaia, che ci parlerà di un argomento interessante. Come vedete scorrere il banner qua sotto. Saluto tutti quelli che si stanno collegando, saluto quelli che arriveranno e metto la sigla, Gaia, solo un secondo, così intanto le persone hanno modo di collegarsi e ci vediamo tra pochissimo, ovvero sarà. Voilà, rieccoci, vedo che intanto si sono collegate un po' di persone. Risaluto tutti quelli che guarderanno anche in differita, sia dalle pagine Facebook che dai gruppi Facebook Mondi Spirituali, Lo Specchio dell'Anima e il blog di Luca Cardin. Stasera abbiamo qua con noi Gaia, che ci parlerà, come dicevo, dei fiori, soprattutto, ma anche come supporto di quelli che possono essere dei momenti di transizione vari. Però non rubo altro tempo a Gaia e la lascio che si presenti, che così vi racconta un pochino anche qualcosa di lei. Vai Gaia, quando vuoi, è tutto tuo. Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio davvero con tanto affetto Alice per l'invito e per questo scambio di condivisione. E per me parlare dei fiori è sempre un piacere. Allora, chi sono io? Io mi chiamo Gaia, sono una naturopata. Con il tempo mi sono specializzata in quello che è il benessere femminile, quindi mi dedico principalmente alla donna, su una visione molto collegata alla natura e alla sacralità di ciò che significa essere donne cicliche. E oggi sono qui per parlare dei fiori che, vi confesso, sono stati il mio primo amore in quello che è il mondo naturale e naturopatico soprattutto. Allora, quindi direi che io posso già dire chi Certo, puoi sono questi fiori. raccontare tutto quello che vuoi sui fiori, su di te, su quello che ti piace di più. Tanto noi siamo qua che ascoltiamo. Anzi, Va scusami, a bene. proposito, proprio per rendere più scorrevole tutto il tuo discorso, permetterti di spiegarci bene cosa sono i fiori, quello che abbiamo pensato con Gaia è di prendere, dopo, una volta finita la diretta, Gaia potrà vedere nei commenti quelle che erano le vostre domande, rispondervi in modo più specifico, in maniera tale che se ci sono delle cose, delle curiosità, piuttosto che dopo possiamo vederle. Intanto lei ci racconta tutto quanto bene, in modo lineare, senza scombinarci. Quindi, Gaia, prego, noi siamo qua tutti orecchie ad ascoltare. Grazie. Allora, i fiori di Bach. Quando si avventura, no, a conoscere un qualcosa di nuovo, secondo me è molto importante partire proprio dal nome. Quindi, i fiori di chi? Di Bach. Bach chi era? Bach è lo scopritore, diciamo così, di questi fiori, che era un medico, inglese. Siamo intorno ai primi anni del Novecento, quindi c'è una bella storia dietro, un contesto storico molto importante. Tra l'altro vi invito proprio ad andare a fare delle letture proprio sulla biografia di chi era questo Edward Bach, perché ha dato un contributo molto significativo. E chi era? Lui era un medico che a un certo punto della vita, incontrando una malattia terminale dove gli erano stati dati pochissimi mesi di vita, riesce a
a comprendere e a desiderare proprio di vedere la vita, quella che definiamo noi malattia, guarigione, la morte stessa con degli occhi diversi. Voleva andare un po' oltre a ciò che c'era dietro tutto con questo contesto. Il messaggio che lui, in poi passarono anni prima di arrivare alla sua morte, ha mandato un messaggio molto forte, che qual era? Che tutti noi siamo dei guaritori. Cosa significa questo? Che chiunque può utilizzare questi rimedi, floreali, i fiori di Bacca appunto, perché chiunque ha la possibilità di guarire e vivere in prima persona quello che è il processo di guarigione. Ma soprattutto per ritrovare se stesso. Perché? Perché Bach ci dà una visione favolosa su quello che sono i momenti di crisi nella vita, come per esempio l'arrivo di una malattia o di una scomparsa, dove ci fa comprendere che sono momenti in cui in qualche modo la persona ha perso di vista la sua strada, il suo percorso, va. Io mi piace molto e questo termine lo usa tantissimo Bach, in disequilibrio, cioè non è più nel suo equilibrio tra la persona, la sua essenza, la sua personalità, la sua incarnazione e ciò che è la sua anima. Quindi quando diciamo queste cose non sono più nel giusto livello, si presenta un disequilibrio, si può presentare quel disequilibrio che nel mondo che tutti viviamo attualmente chiamiamo malattia, chiamiamo problematica e in mille altri modi. Ma quindi in sostanza che cosa sono, direte voi, questi fiori di Bach? È molto semplice. Sono dei fiori, fiori di campo, fiori che ovviamente a quei tempi si trovavano in modo libero e selvatico, che non hanno per forza delle proprietà officinali, ma sono per esempio il fiore della rosa canina, nonostante poi la sua bacca rossa noi la utilizziamo come rimedio. O i fiori della cicoria, che tra l'altro in questo periodo se camminate nei campi ne trovate tantissime, no? Che sono molto, molto belle. Sono questi fiori che vengono raccolti, possibilmente senza proprio toccarli, quindi si va a tagliarli con le forbici senza entrare in contatto, vengono messi nell'acqua, possibilmente acqua di fonte. E poi ci sono due modi per prepararli, o lasciandoli esposti al sole, quindi inebriandosi dell'energia solare, e questo è il metodo che conosciamo come metodo della solarizzazione, oppure utilizzare sempre l'elemento del fuoco, se ci pensiamo, però attraverso la fiamma, quindi mettendo a bollire l'acqua, il fiore cosa fa? Non è che rilascia il suo principio attivo, andiamo a fare un'estrazione, no. Andiamo a far sì che l'acqua prenda la memoria, l'informazione, la vibrazione del fiore specifico e la catturi, la memorizzi, no? Quindi se la ricordi nel tempo. E quindi successivamente noi andiamo a utilizzare quest'acqua informata, caricata, con un'informazione ben precisa, che ovviamente l'informazione cambierà in base al fiore, per andare ad assumerli poi. Questo discorso che l'acqua e noi andiamo ad impregnare proprio questo elemento con l'informazione del fiore è fantastico. Vediamo, no, come È super tuttora. interessante, infatti, questo che stai raccontando, perché immagino che io, per esempio, avevo bandito la lettura della vita di Bach, perché ho un libro grande così a casa, sono sicura che anche qualcuno che sta ascoltando ce l'ha e non ce l'ho fatta leggerlo, quindi non sapevo della sua storia, ma delle volte è anche interessante, importante, secondo me, capire da dove arriva una cosa, no? Come mai è stata creata, per capire come mai è arrivata a noi e l'uso che ne ha. Però è interessante anche che stai proprio raccontando, un po' anche demistificando, no? Quindi vediamo questa boccetta in giro per tanti di noi avranno visto, secondo me, fiori di Bach, si intendono dentro su una boccetta con la pipetta e non si sa da dove arrivano. Perciò è anche interessante questo discorso che stai facendo, nonché legato sempre all'acqua, che sono le nostre emozioni. Esatto, sì. E poi anche bellissimo perché la rappresentazione, no? Che tu utilizzi l'acqua e il fuoco.
Quindi due elementi della natura, uno con una carica, cioè una carica, scusami, un'impronta, una direzione energetica maschile e una femminile. Quindi ritrovare, no, questo equilibrio, questa unione, anche perché poi il fiore a noi ci serve proprio per riportarci in equilibrio. Perché il Sì. bacco secco ci dice che viene, si utilizza per, faccio un esempio molto sciocco, Olly viene utilizzato quando abbiamo quel carattere che tende ad essere magari un pochino più imponente, un pochino più possessivo, un pochino più rabbioso. Ma lui dice, non è che questi sono stati della persona o emotivi che sono brutti da eliminare. No, sono solamente in stato di disequilibrio, da riportare in armonia. E noi questa armonia come la riportiamo? Unendo questi due elementi che sono proprio ancestralmente i due poli, no? Che fin dalla nostra esistenza stessa che hanno mandato avanti tutto quello che è il macrosistema. Quindi è molto bello, c'è molta simbologia poi dietro, Eh sì, che possiamo andare a vedere. quindi no, no, questo proprio sto ascoltando anch'io, prendendo appunti, perché sono cose veramente interessanti. Ascolta, ma quindi come funzionano poi sulla persona? Riesci a provi a spiegarcelo un pochino per quello che non sappiamo? Certo. Allora, prima di tutto faccio una piccola distinzione tra i fiori di Bach e le piante officinali. Questo perché ho notato che c'è un po' di confusione e spinge un pochino le persone ad avere timore ad utilizzare i fiori di Bach. Allora, piccolissima premessa. Le piante officinali sono delle piante specifiche che sono state studiate fin dall'antichità dai nostri grandissimi amici ed amiche erboriste, dove hanno sperimentato, hanno catalogato, hanno studiato e hanno definito alcune piante con proprietà medicamentose o appunto officinali. Le piante officinali però lavorano su di noi con l'estrazione del principio attivo specifico della pianta, che viene fatto con una macerazione che può essere nell'alcol, nell'olio, dipende dall'utilizzo, no? Se si fa un oleolito piuttosto che una tintura madre. Quindi già, proprio perché noi non rimaniamo su un piano di ciò che diciamo, ma andiamo anche un pochino a capire la simbologia, io vado a tirare fuori il principio attivo. Il principio attivo è una parte esistente, ok, chimica e tutto, ma è molto legata alla materia della pianta, quindi lavora benissimo su di noi, sul nostro stato fisico. Il fiore di Bach, invece, o comunque i fiori australiani, californiani, quindi i rimedi vibrazionali, proprio perché lavorano con la vibrazione, lavoreranno su di noi su più parti. E anche qui è bellissimo andare a leggere Bach, ma soprattutto la sua filosofia, perché ci fa comprendere quanto conoscesse il significato di tutto e uno, di andare oltre al corpo fisico della persona o del malato nel suo caso, perché lui era un medico. Quindi proprio vado a lavorare con, in qualche modo, con la stessa sostanza sullo stesso campo. Quindi generalmente con la materia lavoro sulla materia, sul vibrazionale vado ad influire sulla vibrazione, che poi sappiamo bene, va comunque a toccare anche tutti gli altri piani. Però il primo approccio è quello. Infatti, vi svelo una piccola cosa, tante volte non serve il prendere il fiore di Bach sotto la lingua o nell'acqua. Perché? Il fiore di Bach nasce proprio in un contesto, comunque siamo nei primi del Novecento, comunque la scienza stava facendo dei progressi. Se lo stesso Bach, c'è stato un momento della sua vita che ha detto basta, io mi tolgo dall'albo dei medici perché voglio fare tutt'altro, perché comunque c'era un indirizzo, delle posizioni ben delineate, quindi lui poi ha detto ok, la somministrazione, come si fa per prenderlo? Per essere più affine alla persona, era più facile dirgli guarda, prendi quattro gocce sotto la lingua 4 volte al giorno, piuttosto che dire con quell'acqua informata, con quella vibrazione, pulisciti i chakra, fai uno spruzzino per la tua aura, tienilo vicino, perché sappiamo bene che la vibrazione no, si estende, non rimane dentro la boccettina perché c'è il pezzo di vetro che la delimita fisicamente. Quindi questo cosa ci aiuta a far comprendere tutto questo discorso che vi sto facendo?
intanto la differenza che c'è, ma soprattutto il lavoro esteso che può fare, i campi che può andare a toccare. E infatti questo LIS, diciamo, noi sappiamo bene che lo usiamo con tutti, no? Infatti stavo ascoltando e delle volte mi avete visto assorta perché riflettevo proprio sul fatto che di non guardare di nuovo, no? Di non guardare soltanto la sola cosa così come appare, ma di questa cosa che le energie non hanno confini. Perché stiamo parlando di energie, non stiamo parlando del bellissimo fiore della cicoria o qualcos'altro che hai nominato o qualsiasi altro fiore, stiamo parlando della vibrazione di quella cosa lì. Quindi per l'ennesima volta stiamo parlando dell'aspetto della vibrazione, non tanto di quello che una cosa può essere a livello fisico e che è stato bello quando mi hai detto a tutti noi, mi hai detto perché io ti ascoltavo come fossi uno del pubblico così, e quindi per me tu l'hai detto a me, di queste vibrazioni che non stanno sul vetro della boccina. E di come anche in realtà tante volte la nostra mente, no, ha bisogno di razionalizzare o di avere una direzione, prendi quattro goccine, però in realtà delle volte basterebbe andare a borsetta in borsetta questo favoloso fiore che in realtà lui sta già agendo su di noi. Esatto, come se ci portiamo dietro un talismano, un cristallo, no? Se ci pensi tante volte basta portarlo al collo, averlo nella borsetta. E questo, attenzione, non è un discorso di, ah, io so di averlo lì e quindi funziona. No, distinguiamo le cose. Un conto è un appagare la nostra parte mentale, che comunque c'è e bisogna saperla integrare. E dire, comunque sono umana, vengo da una società in cui sono abituata a prendere la pasticchina per qualsiasi cosa, che per carità va benissimo quando necessaria, ma quella è l'impronta mentale che io ho. Ho un problema, un sintomo, prendo quello e risolvo. È per questo che poi c'è la grande distinzione tra ciò che è medicina naturale e naturopatia. Tra l'altro, il rimedio floreale, quindi i fiori di Bach, abbiamo visto che proprio toccano tutti i nostri piani, ma lo fanno con una delicatezza e una dolcezza fantastica. Tant'è che se sei una donna, un bambino, un anziano, una persona che magari è in uno stato emotivo o fisico in difficoltà, non ci può dare nessun tipo di effetto collaterale. Perché? Perché se noi abbiamo detto che è un rimedio che lavora sulla nostra vibrazione e noi abbiamo bisogno di andare a risuonare con la stessa, non potrà mai essere qualcosa che ci ferisce. Attenzione, a differenza delle piante officinali, che sì, sono dei rimedi naturali, ma possono avere degli effetti collaterali se prendiamo farmaci, se abbiamo determinate situazioni. Quindi anche questa è una distinzione molto importante da fare. Con i fiori di Bach non dovete avere nessun timore. Anche questa è una cosa da sottolineare, secondo me, perché tanto spesso si crea l'idea, io questo so che è diffusa, no? Perché anche io tanti anni fa, quando non sapevo bene, ho cercato di capire come i rimedi vibrazionali, come hai detto tu, come sono i fiori di Bach o altre cose, vanno là dove c'è bisogno. E se non c'è, passano oltre in un certo senso, è cosa possiamo dire. Mentre una pianta officinale o qualsiasi altra cosa naturale, comunque somministrata o presa, è come se io prendessi la cosa stessa, perciò c'è da prestare un po' più attenzione. Sono naturali, ok, ma come dici tu, è importante sottolineare che quelli vanno non dove devono andare, quelli vanno dove sanno di avere un Sì, fuoco. Quindi sono più diretti, diciamo così. I fiori di Bacca arrivano in punta di piedi, ti chiedono il permesso per entrare. È proprio un ruolo diverso che hanno, no? Ti senti di dire che, perché prima hai detto una cosa interessante ancora, no? Io sono un po' come te perché un po' mi conosce, cioè anche io quando una persona mi dice sto malissimo, ho un mal di testa grandioso, prendi una pastiglia, se no non hai neanche modo di ragionare su quali possono essere le opzioni o le soluzioni. Perciò io penso che delle volte se uno arriva a un certo punto può anche integrare due cose, no? Non serve mettere la distinzione, buttare via quello che possa essere qualcosa che abbiamo raggiunto, anche nella scienza, se vogliamo.
Tendere all'estremità delle volte ci porta lo stesso nel disequilibrio anziché l'integrazione. Perciò quello che mi chiedevo è, se ti senti di dire due parole, ti sentiresti di dire che i fiori di Bach possono usare anche a chi magari non ha nessun tipo di disequilibrio, che, anzi, a chi non si sente di avere nessun tipo di disequilibrio, ma come possa essere per esempio una perdita, piuttosto che magari non è dentro un cambiamento della propria vita, magari è in un momento tranquillo della propria vita. Ti senti di dire che possono essere usati come supporto per comunque una sorta di crescita? Non so se sono riuscita a spiegare Assolutamente. la mia domanda. Per me è chiarissima. Se per qualcuno a casa non ha capito, magari con la mia risposta riescono a trovare il punto, spero. Allora, sì, i fiori di Bach, ecco, proprio per scardinare il discorso che facevamo dell'abitudine che abbiamo a curarci quando si presenta il sintomo, io sono una persona, per esempio, sto benissimo, non ho nessun dolore fisico, mi sento in linea con quella che è il mio percorso, la mia crescita spirituale, quello che vogliamo. E dico però, perché no? Perché non provare comunque ad integrare una vibrazione di cui posso aver bisogno, o semplicemente un'essenza, un'energia, un principio che mi accompagni, cioè un compagno di viaggio, no? In qualche modo, quindi non per forza qualcuno che mi deve sostenere. Assolutamente sì. La bellezza dei fiori di Bach, no? Come dicevi tu, hai detto una cosa fantastica prima, Alice, che vanno dove devono andare, se no, se non è il momento, vanno oltre. Perché è proprio così. Noi abbiamo. Allora, secondo molti punti di vista, ogni persona ha al suo interno, allora, i fiori di Bach sono 38, più una, che è il Rescue Remedy, sicuramente avete sentito, che è però una miscela, quindi è l'unione di più rimedi, di più fiori. Noi, come io come Gaia, all'interno di me ho sette tipi di fiori che costruiscono la mia persona, le mie indole, la mia personalità e tutto ciò che sono. Che cosa sono? Il mio fiore principale, i fiori dei miei genitori, i fiori dei miei nonni, quindi tutto ciò che siamo arrivati ad essere fino ad oggi, no? Quindi i fiori rappresentano anche il nostro passato, il nostro presente, anche il nostro futuro in qualche modo. Questo ci aiuta di più a comprendere anche quello che ci dice Bach, che non c'è un tempo come lo consideriamo noi. Il fiore, quando tu vai a prendere un rimedio, non lavora solo sul sintomo che tu hai adesso. Magari sì, se c'è un sintomo, magari ci lavora anche, ma va anche a lavorare su ciò che tu eri prima. Magari è sicuramente nel momento in cui Gaia oggi è pronta a lavorare su quel pezzettino lì. Perché anche se quel fiore lavora, non lo so, esempio sciocco, sul mio, faccio l'esempio del mio cane, che mi è successo proprio questo, Quindi che è una cosa. usare anche sugli animali. Ok. Sì, allora, gli animali, i bambini, le piante e i cristalli reagiscono benissimo, perché non hanno quella parte mentale, no? Più sviluppata come abbiamo noi. Quindi, come non ho mai. Non hai nominato gli adulti in questa lista? No. Gli adulti hanno una parte mentale un po' più forte. Sì. Quindi anche per esempio i nostri amici animali non serve per forza metterli nella ciotolina, possiamo metterglieli anche sulla schiena, sul pelo, no? Quindi all'altezza del loro campo energetico. Così. Comunque funzionano molto bene. L'esempio del mio cagnolino era questo, che è una cucciolina che l'ho trovata abbandonata, l'ho portata a casa. Quindi dentro di lei aveva questa sensazione, o comunque questa paura costante di essere abbandonata, di rivivere quell'esperienza. Allora io subito ho detto, vai, gli do un po' di fiori di Bach specifici per questo tipo di problematica per risolvere il problema. Allora passarono quanti? 4-5 mesi e questa cosa non si risolveva. Dicevo, ma Gaia, com'è possibile? Hai sbagliato fiori. Cioè il mio mentale inizia a mandare a cercare di capire il perché. A un certo punto mi sono fermata e ho detto, aspetta, Gaia, magari lei non è adesso il momento, non è premiante per lei che risolva adesso
questa sensazione dell'abbandono, magari doveva arrivarci con altri strumenti, con altre tecniche o in un altro momento della sua vita. Questo è la stessa cosa per noi. Quindi, proprio della modalità in cui si rapportano a noi e con che delicatezza. Proprio Shirley di Bach, io quando penso a Shirley di Bach penso a delicatezza, a rispetto, a protezione, ad accoglienza. Sono queste le parole da associarci. E questo infatti è molto bello perché ti viene quasi voglia di prenderle, no? Quasi quasi. Questa diretta sono sicura, qualcuno ti chiamerà, ma sì, dammene uno. A proposito, ci dici come si fa a sceglierli? Ti va di, se riesci a dire un pochino al volo come si fa a sceglierli? Che adesso mi era venuta questa domanda. Certo, allora ci sono un sacco di metodi per poter scegliere. Allora, se magari sono una persona che ha proprio le conoscenze, no? Cioè sa che il fiore è associato a questo e quest'altro, lo faccio diciamo più per teoria, su un piano più mentale di ragionamento, che è il metodo che io sconsiglio di più. Perché sia per noi stessi che per gli altri, come era successo a me con la cagnolina, pensiamo che il problema di quella persona sia quello, pensiamo che il mio problema sia questo in particolare. In realtà magari è un frutto della mente. E non è quello la vera radice, no, della problematica. Quindi la cosa migliore è se avete un pendolino, se praticate con il pendolo, lo mettete sopra il fiore e chiedete: ho bisogno di questo rimedio è premiante per me? E vi dirà di sì o di no. C'è il test kinesiologico, ci sono delle carte carinissime che ve le ho portate per farvi vedere che basta che scrivete. I fiori oracolo, fiori di Bach, le trovate, ce ne sono tantissime comunque di fiori di Bach, quindi anche prendere una carta, seguire proprio anche questa parte più istintiva, più sottile, anche perché ricordatevi sempre che saranno i fiori a scegliere voi, perché la loro vibrazione farà in modo che arrivino in casa vostra o che arrivino tra le vostre scelte. Ok, questo è anche interessante perché quindi hai detto una frase che mi è piaciuta, non hai detto va bene, questo fiore va bene, hai detto questo fiore è premiante, che è una cosa che spesso sottolineo anch'io, no? Che non c'è una roba che ci fa bene o ci fa male, in realtà c'è una cosa che può essere in risonanza oppure no in quel momento con noi. Mi è piaciuta la Esatto. premiante, me la sono segnata. Guarda, io nella mia abitudine, no? Piano piano, perché anche noi stiamo cercando di integrare sempre di più, no? L'importanza delle parole, come ci esprimiamo, che determinano tanto di noi. Danno l'informazione, no? Cioè, come il nome Sicori dà un'informazione sulla bottiglietta del fiore di Bacca anche all'interno di noi. E mi sono resa conto che quando chiedo se è premiante, arriva sempre nel momento calzante, cioè, e non c'è nemmeno dubbio. A volte, no? Quello che ci succede sempre, diciamocelo chiaro: chi esca poi dice, ma sono sicura di aver sentito bene, ho percepito bene, avrò capito bene. Con è premiante, non avremo dubbi, davvero, è fantastico. E infatti metterei questa parola da inserire un po' nel vocabolario, no? Da cambiare un po'. Chissà, è una parola interessante. Consiglio a chi sta ascoltando di metterla veramente nel vocabolario, nel sacchettino delle parole, quelle che possono essere utili per se stessi. Questo mi è piaciuto tanto. Gaia, Anche perché passa dal mentale, oh scusa. no, tranquilla, vai, vai. Dicevo, perché la cosa bella è che di questa parola stacca dal mentale. Se dice giusto, la tua mente ti porta a capire già qual è il giusto o sbagliato. Questa è neutra. Ciò che è premiante, lo sa l'universo, lo sa l'energia, chiamiamolo come preferiamo, lo sa qualcosa che va oltre di noi. Questo ti ringrazio, infatti. Gaia, allora, diciamo che noi abbiamo abbastanza le idee chiare su cosa sono i fiori di Bach, solo che ci resta la curiosità di questi fiori. Però tu mi dicevi ci racconterai o in altre live o in altri post, magari facciamo dei post, quelli che possono essere le caratteristiche di alcuni fiori. Ti va di farci degli esempi, ma solo due o tre di quelli che ti vengono al volo per capire, non lo so, per esempio, io sto passando un momento di turbamento personale dovuto a
una perdita come può capitare in questi gruppi, o piuttosto che un cambiamento molto forte che mi porta a distaccarmi dalle persone e sentirmi solo. Ok, facciamo questo esempio. Se ci puoi consigliare e magari spiegarci se io prendo X fiore, come va a lavorare su di me? Basta un esempio giusto proprio per avere un po', sai, quegli esempi che ti fanno capire la teoria. Sì, allora, sugli esempi che mi hai fatto tu è un po' difficile per il semplice fatto che, per esempio, io sono una persona che ho perso una persona a me molto cara. Devo andare a comprendere dov'è la radice della mia difficoltà che mi porta a quello che Bach determina conflitto. Quindi la mia difficoltà nel relazionarmi con la paura del trapassare, la mia difficoltà a lasciare andare. Quindi in base a questa caratteristica che poi viene fuori dentro di noi, per esempio io se dovessi farlo a una persona, non mi metterei io a giudicare, secondo me è perché non riesce a lasciarlo andare. Farei un test kinesiologico per trovare la risposta nella persona, perché poi Immaginavo comunque che sono... la mia domanda non c'era, però l'ho fatto apposta in realtà, perché è la domanda che si stanno facendo secondo me, che ce la stiamo facendo tutti, no? O ce la faremo dopo aver visto la diretta, comunque questa domanda. Quindi ecco, è interessante che non c'è una risposta, non c'è un fiore unico. Esatto. Però se voglio farvi portare a casa qualcosa, quindi due fiori ve li consiglio. Allora, vi consiglio sicuramente la miscela Rescue Remedy, perché proprio perché è una miscela studiata per le situazioni di emergenza, quindi non è quella miscela che va presa quattro volte al giorno, ma è una miscela da avere sempre con noi perché casco, perché magari sono a giro con il bambino, siamo al parco giochi e si fa male, magari ricevo una telefonata di lavoro sgradevole, quindi qualunque cosa all'improvviso mi destabilizzi, mi porti in disequilibrio la mia armonia, lo utilizzo. Quattro gocce sotto la lingua fino a quando non mi sono di nuovo centrata, non sono tornata in me. Questo perché? Perché all'interno ha altri fiori che portano a far cosa? A calmarmi, a ricentrarmi, quindi è proprio una combinazione da avere sempre dietro. Mentre, e quindi questa è la miscela, il Rescue Remedy. Mentre un fiore che dovremmo avere tutti in casa è il walnut, che è il noce, che anche qua è bellissima la segnatura delle piante. Ah, sì, ma è bellissima la sua segnatura, perché il noce che cos'è? Noi lo conosciamo, no? La noce che dobbiamo fare sempre tanta forza per aprirla perché ha un grande scudo che protegge all'interno la noce, no? Che in realtà poi è molto pregiata e delicata. Quindi il fiore va proprio a fare questo, va sicuramente a fare un lavoro di protezione. Quindi è una vibrazione che ci aiuta a farci rimanere con le vibrazioni che risuonano con noi. Non ci portano quelle vibrazioni che magari possano un po' destabilizzarci o influenzarci, quindi è già tanto. E poi è un fiore che si accompagna sempre o da solo o insieme ad altri fiori nel momento in cui viviamo un periodo di vita di passaggio, che può essere una perdita, una gravidanza, un trasloco, un bambino che dalle elementari va alle medie, quindi qualunque momento di passaggio che, come tutti i cambiamenti del mondo, da quelli che definiamo più belli e più brutti, porta a un attimo di disequilibrio, Disequilibrio. perché usciamo dalla nostra quotidianità, da ciò che già conosciamo. Questi sono i fiori che adesso mi sento di consigliare come primo rapporto da averci. Assolutamente, grazie mille. Sono sicura che metà di noi andranno in pesca di questi due fiori. A proposito, Maria, tu vuoi dire anche di dove sei? Perché magari puoi dire il tuo sito, dove possono trovarti o se li fai tu eventualmente personalizzati, ecco, per le specifiche situazioni. Se vuoi dire qualcosa anche di riferimento proprio per te.
Allora, io sono all'Isola d'Elba e se verrete qua sarò felice di incontrarvi tutti. So che molti dei miei clienti non vedono l'ora. Verrò in studio giusto per venire all'Elba. Sì, io lo so che poi in realtà lo scopo è andare al mare, tranquilli. Comunque, io ho lo studio all'Isola d'Elba. Ma queste sono tutte cose che faccio con molta felicità anche online. E quindi mi trovate su gaiarinaldi.it, che è il mio sito, quindi magari sbirciate un po' di più qualcosa di me. Poi trovate tutti i miei riferimenti, dal numero di cellulare alla pagina, diciamo sui social. Io invece sono più come natura empatica, proprio per l'unione dell'elemento della natura e. Insomma, questa predisposizione a relazionarvici. Quindi così mi trovate, se avete bisogno anche poi di qualche consiglio, qualche curiosità, sarà un piacere leggervi. Ok, direi Gaia che ci hai dato abbastanza le idee chiare, stiamo tutti quanti di corsa a vedere se ci possiamo procurare subito il Rescue Remedy, che a metà di noi le giornate piene di cose che accadono e su e giù ci mettono un po' fuori asse, no? Però grazie di questa diretta perché è stata parecchio chiarificante secondo me su intanto la differenza tra metodi vibrazionali, no? Come ho parlato all'inizio delle piante, e metodi vibrazionali e proprio come sono relazionate ai fiori di Bach, che delle volte ho l'impressione, devo essere sincera, ho chiesto proprio io a Gaia di fare questa diretta, no? Perché delle volte si parla tanto di fiori di Bach australiani piuttosto che a volte italiani, può darsi Gaia anche. Ma mi viene da dire c'è poca conoscenza poi della storia di come sono arrivati dentro su una boccetta. Allora, delle volte è interessante capire da dove sono arrivati. Quindi, Più che grazie. altro sono stati proprio utilizzati come medicina naturale, cioè ho il sintomo, li prendo quattro gocce sotto la lingua. È questo che io ci tengo tanto a diffondere, di avere proprio una visione diversa un po', no? Proprio per noi stessi. E secondo me tu questa sera ce l'hai un po' passata, ma noi aspettiamo poi eventualmente di fare altre dirette e di avere più informazioni su questa cosa. Nel frattempo noi stiamo per salutarvi, poi tutte le domande che sono arrivate o che comunque volete porre, anche chi guarderà la diretta in differita, potete scriverle qui sotto. Gaia piano piano guarderà ed eventualmente con pazienza vi darà le dritte o vi risponderà a quelle che sono anche le vostre curiosità. Se no, tenetevi le domande che prepariamo un'altra diretta eventualmente. Se c'è qualche domanda interessante su cui potersi allungare, noi si prepara un'altra diretta. Gaia, Volentieri. grazie mille da parte dello specchio dell'anima, di mondi spirituali, da parte anche nostra. E se tu non vuoi aggiungere altro, io manderei piano piano la sigla. Intanto ti lascio salutare al volo. Sì. Vi ringrazio davvero tantissimo a tutti e a chi ha dedicato anche qualche minuto del suo tempo a noi. Una buona serata. Grazie a te di aver dedicato questo tempo. Tu resta qua con me, io mando la sigla e buona serata a tutti. Ciao. L'Associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli vi ringrazia per la partecipazione. Visitate la pagina web www.lospecchiodellanima.org per rimanere sempre aggiornati ed il nostro profilo Instagram as.lospecchiodellanima. Unisciti al nostro gruppo Telegram per rimanere sempre connesso con l'Associazione Lo Specchio dell'Anima.